Con i fuochi d'artificio incendiati alle 4 del mattino si è aperto il settembre lancianese che culminerà con la processione di venerdì 16 settembre in onore della santa patrona della città, la Madonna del Ponte. Nonostante il giorno infrasettimanale, sono stati centinaia i cittadini provenienti anche da fuori città che hanno voluto partecipare alla Notte Bianca più antica d'Italia. Spettacolare l'accensione delle luminarie lungo Corso Trento e Trieste e, come da tradizione, subito dopo i fuochi d'artificio tutti dietro la banda fino in Piazza della Verdura per mangiare la tipica pizza con i peperoni. Non sono mancate, come ogni anno, le polemiche. Sono stati diversi i residenti che hanno scritto all'amministrazione comunale e ai vigili lamentandosi per il frastuono delle giostre, con decibel così alti da far tremare i vetri delle finestre. Probabilmente saranno gli ultimi sacrifici richiesti, visto che dal prossimo anno le giostre dovrebbero spostarsi nella zona della fiera, e sempre che la nuova finanziaria non cancelli definitivamente le feste patronali.